Questo devi sapere che io sto facendo le elezioni a Casetta, dove prenderemo il sindaco, e sto facendo le elezioni anche in abitatività, dove tra l'altro me ne puoi cambiare senza neanche dirmi. Adesso! Allora, anche questo sabato Napoli manifesta, poi qualcuno scriverà che erano quattro gatti. Come vedete, io sto in coda al corteo e non siamo quattro gatti, ma è un bel numero di partecipanti. Anche questo sabato 7 agosto Napoli per la quarta volta di fila è in piazza e numerosi amici presenti. Napoli non ci sta, Napoli scende in piazza contro il Green Pass, una azione soltanto punitiva che di sanitario non ha assolutamente nulla, quindi Napoli città ribelle, Napoli si ribella. Le immagini parlano da sole, non hanno bisogno di ulteriori commenti. Anche questo sabato Napoli è in piazza, manifesta contro il Green Pass, lo fa in concomitanza con Torino, Brescia, Rimini, Padova e con tantissime altre città italiane per combattere questa iniziativa esclusivamente repressiva del governo, che non ha nulla a che fare con la tutela della salute dei cittadini. Napoli News Magazine e Sinapsi News seguono da sempre questa vicenda, una vicenda nata sicuramente sotto una cattiva stella, perché fino ad oggi gli italiani avevano per certi versi subito anche in silenzio, se vogliamo, tutte le iniziative precedenti dal lockdown in poi. Oggi si è arrivati al livello di sopportazione veramente molto basso, perché il Green Pass è discriminatorio e anticostituzionale ed è repressivo e punitivo. Ripeto, non ha nessun risvolto che possa riguardare la tutela della salute dei cittadini. Napoli, come tutte le altre città italiane, ma moltissime città europee, hanno deciso di dire no e quindi si manifesta a oltranza. Sono quattro, con quello di oggi sabato, che purtroppo la gente è costretta a scendere in piazza in queste giornate di intensa calura, in queste giornate d'agosto, quindi presumo, noi compresi, vorremmo stare con le nostre famiglie al mare probabilmente, per chi può, mentre invece si è costretti a rimanere in città per poi incontrarsi, come ogni sabato, ormai un appuntamento che si ripete, quello delle 17:30. concentramento a Piazza Dante e poi partire con questo lunghissimo corteo che si snoda lungo le strade principali della città. Voi continuate a seguire il servizio per Napoli News Magazine e Sinapsi News, noi saremo sempre presenti e pronti a darvi informazioni in diretta.
sono tantissime le forze dell'ordine, come potete vedere, che assiepate, tra l'altro anche più avanti ci stanno altri autoblindo, e in coda ci sta uno schieramento impressionante di carabinieri a chiusura del corteo. Napoli si ribella, no Green Pass, libertà, questi sono gli slogan, ma tantissime le tantissime sono delle sono i cori all'indirizzo di Draghi, del governo oramai dichiaratamente servo di un sistema esterno, un governo che non si concilia con il paese, che decide di testa sua e sicuramente non decide per la sicurezza e la salute dei cittadini. Ma ci saranno, e questo me ne assumo la responsabilità delle affermazioni che faccio, ci saranno degli interessi sicuramente più alti. E il sistema vaccinale ormai si è capito che è un sistema speculativo che deve portare soltanto, stanno vendendo un prodotto e lo vogliono vendere a tutti, e non lo rendono obbligatorio perché dovrebbero assumersi delle responsabilità pazzesche, responsabilità che li vedrebbe poi in tribunale tantissime volte, perché gli effetti collaterali in moltissimi casi sono stati purtroppo letali, quindi altri hanno subito effetti devastanti che hanno mutilato in moltissimi casi e modificato proprio la vita delle persone che si sono sottoposte a questo siero genico. Lo slogan ricorrente in questo caso è giù le mani dai bambini, quello che stiamo sentendo, stiamo registrando. Ed eccoli qua, questa è la testa del corteo che stiamo seguendo dall'inizio. Grande Sergio! Grande! Ciao! Nicola! Io non ti abbandono! L'accusa esiste ed è un diritto. Basta menzogna in nome del profitto, la cura esiste ed è un diritto. Mi pare anche giusto, mi pare anche logico. Vabbè, tantissimi sono gli amici che abbiamo incrociato, perché poi oltre a fare il mio lavoro sono dichiaratamente contro questa dittatura sanitaria, non l'ho mai nascosto, quindi sono molto vicino e molto solidale con i manifestanti. E niente, noi abbiamo aspettato appunto che arrivasse il corteo che si sta portando adesso, presumo, a largo di Palazzo. Intanto noi chiuderemo qua il nostro servizio
Ciao Gabri, Largo di Palazzo, Gabriele? Dove? Perfetto, niente, mi pare di aver capito che ci sarà molto probabilmente una devianza, una piccola deviazione. E quindi eccoci qua, abbiamo finito, questi qua chiudono appunto il corteo, i carabinieri. Ci stanno anche tantissime altre macchine della polizia che sono rimaste indietro. Noi chiudiamo qua il nostro servizio, vi auguriamo buon sabato a tutti quanti e continuate a seguire i servizi di Napoli News Magazine e Sinapsi News. Per voi Sergio Angrisano.